Non abbiate assolutamente paura, non abbiate paura, perché in realtà noi abbiamo tutte le forze, tutte le energie, tutte le possibilità per dire cose importanti in questa città. Nessuno si può pensare di cancellare questa esperienza, di fare altre cose, di dire sciocchezze, magari inventandosi improvvisate aggregazioni. No, noi siamo qua, abbiamo una storia, abbiamo un lungo percorso, abbiamo un grande impegno militante, siamo insomma una grande realtà senza la quale Roma non potrebbe andare avanti. Quindi lavoriamo, riflettiamo, facciamo anche... Facciamo anche tutte le autopsie che dobbiamo fare, però noi sappiamo che dobbiamo andare avanti. Io voglio un ultimo riferimento, voglio fare di ringraziamento a Luciano Ciocchetti. Vedete, Luciano ha scelto di scendere in campo quando sapevamo che la situazione era tutt'altra che facile. Ha fatto questa scelta insieme a tanti amici. E per fare questo ha anche litigato col proprio partito d'appartenenza, e questo dimostra che nel momento in cui bisogna scegliere, bisogna muoversi, contano più le scelte di fondo, conta più l'investimento nel futuro che la scelta momentanea. Da questo ripartiamo. Ricordatevi sempre, noi rimaniamo e siamo la speranza di Roma, ma non per retorica, perché noi sappiamo e conosciamo quelli che sono i valori di Roma, quelli che sono i valori cattolici, quelli che sono i valori romani. Noi li conosciamo approfonditamente. Per noi, quando parliamo di Roma, non è una esibizione erudita, non è un modo per mettersi alla luce in questo o quel museo, in questo o quell'esposizione. Quando parliamo di valori di Roma, noi parliamo di cose che noi vogliamo vivere, di fatti noi vogliamo vivere. Questa consapevolezza, questa radice profonda, insieme alla grande speranza, alla grande mobilitazione, alla grande energia di cui siamo tutti quanti interpreti, e la certezza che questo non è un de profundis, ma è soltanto un punto di ripartenza per costruire nuovi meravigliosi obiettivi futuri. Grazie a tutti veramente, grazie.